Grazie, grazie al dottore De Rosa, tra l'altro un po' ti è capitato di vedere in TV o anche di persona tante mostre di farsi che abbiamo che abbiamo organizzato in questi anni, avranno riconosciuto un po' di quei prodotti, insomma anche i Budetti hanno trovato altrettanti in giro in questi anni per il mondo, sono cose veramente, veramente assurde. Li abbiamo chiamati, citati più spesso nei vari interventi, i consumatori. Abbiamo qui a rappresentarli Floro Misello, che è presidente regionale dell'AUSB. Voglio ringraziare la Coldiretti per avermi invitato a questo tavolo interessantissimo, in specie il direttore Enzo Bottos e il presidente Tommaso Visante, perché l'ASBES rappresenta in Italia 96.000 consumatori, abbiamo 96.000 iscritti e i consumatori insieme ai piccoli produttori sono le persone che più subiscono le truffe e le frodi. Siamo l'anello della filiera in mezzo, ci sono tanti di quei passaggi, micro passaggi, che sono inutili e sono solamente altamente speculativi. Ecco, questo come hanno incominciato a sfruttare i piccoli produttori e i consumatori. Iniziamo a dire che prima, se la società poteva essere rappresentata con un triangolo, alla sommità vi era la classe ricca, al centro la classe media e poi c'era una fascia inferiore più stretta e larga che era la povertà. Ora invece, se vogliamo rappresentare la società, e vi è la sommità che è costituita dalla parte dei ricchi, una fascia costruita dalla fascia media che si sta accorciando sempre di più, c'è la povertà relativa e la povertà assoluta. Che sta succedendo? Che molti cittadini, molti consumatori sono traghettati dalla classe media a quella alla povertà relativa, quindi il passo per arrivare alla povertà assoluta è breve. E a questo punto cosa succede? Ecco che avvengono, vengono a girare gli avvoltoi, sono quelli che approfittano dei bisogni dei cittadini per proporre e a iniziare dalle banche prodotti avariati fino ad arrivare ai prodotti agroalimentari a bassissimo costo. Infatti la crisi di oggi ha mutato quelli che sono i consumi dei cittadini, perché ora si sono rivolgendo agli discount. Quindi cosa fanno? Acquistano prodotti a basso prezzo, i grandi produttori ne approfittano, pongono etichette con olio extravergine, ma che di extravergine non c'è nulla, perché, come giustamente diceva il collega relatore precedente, ciò che costa per noi di ASBEF meno di 9 euro al litro è impossibile che sia olio extravergine, tenendo conto che per fare 10 litri d'olio ci vogliono in media 100 kg di olive. Quindi se noi mettiamo dentro la mano d'opera, l'etichettatura, l'imbottigliamento e tutto, è impossibile che costi così. E purtroppo sono le lobby degli industriali che sono fortissime, sono molto forti, perché Bertolli, che è frutto dell'ultima indagine che è uscita ieri, per esempio del grande Guarinieri, no? Già nel 2013 aveva posto in commercio dell'olio con una falsa etichetta, c'era proprio un collarino falso col timbro della Repubblica Italiana e intestazione del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, come per dire quest'olio è garantito dalla Repubblica Italiana. E questo nel febbraio del 2003 furono posti in commercio 2 milioni di bottiglie, però sebbene sequestrati, lo trovarono poi addirittura ad aprile in un supermercato a Bologna altrettante bottiglie in vendita. Questo perché le pene dovrebbero essere molto più severe, per esempio lo stesso Guarniello indagò 200 etichette di acque minerali
per cui praticamente questi altri minerali avevano dei parametri che erano di fuori di quelli consentiti dalla legge. Cos'è successo? Che il 31 dicembre di un determinato anno, mentre tutti festeggiavano, il governo ha emesso un decreto legge per cui ha alzato la tollerabilità dei parametri, per cui tutte queste 200 piccole minerali sono rientrate. Per esempio la Levissima ha un arsenico molto elevato che, se fosse stato nei vecchi parametri, sarebbe stato fuori mercato. Come Asbef, io personalmente ho fatto anche una denuncia penale al Tribunale di Milano contro la Nestlé per la contaminazione al latte con la Lidix, che era quel inchiostro che si usava per il Tetrapack. Però poi che è successo? Il giudice ha nominato questo super tecnico, consulente tecnico d'ufficio, per cui alla fine si è archiviata, perché diceva che l'ITX è in quantità così minima che non poteva far danno alla salute. Ma questo non possiamo sapere, perché i danni certe volte alla salute si hanno nel tempo, e loro invece hanno archiviato. Quindi, per dire, le lobby delle acque minerali sono potentissime, a tal punto da far promulgare leggi ad hoc, e così per l'olio. E come si diceva prima, io concordo totalmente, ci vuole una corretta informazione. Quindi, ben vengono le fatto didattiche, in cui la Coldiretti si è molto speso in questo, perché se già nei bambini si va a infondere una cultura esatta, le papille gustative si vanno a testare con quei sapori che poi riconosceranno solamente un olio buono e rifiuteranno l'olio cattivo. Vendendo i mercatini di Casa Nemica, perché si pone il cittadino direttamente, sempre dalla Coldiretti, perché si pone il cittadino direttamente a contatto con il produttore, no? E ora ben vengono anche queste regole anche più severe, momento, per cui ci sono produttori che vengono controllati e se i prodotti sono i loro diritti propri, se no vengono battuti fuori dai mercatini, giustamente, bravi, complimenti. E poi il consumatore deve anche autotutelarsi, perché purtroppo c'è una massiva informazione televisiva che è distorta, che va dai biscotti al vino bianco, per cui ci sono attori ben voluti dai cittadini, dai consumatori prezzolati, che fanno finta di produrre a mano i biscotti che invece contengono grassi idrogenati, olio di palma, fino a quelle trasmissioni fittizie per promuovere prodotti che non hanno nulla di salutare. Però logica, che cosa succede? Che il consumatore deve informarsi, perché solamente con una giusta informazione può attuare delle scelte consapevoli. Ecco, uno strumento di autotutela che io consiglio vivamente è sul gruppo di acquisto Solidari. Ecco, solidari perché? Solidari tra gli stessi consociati, ma solidari col piccolo produttore, perché il piccolo produttore viene a essere schiacciato dai grossi industriali. Noi cosa facciamo come gruppi di acquisto solidari? Lo sosteniamo. I gruppi di acquisto sono nati intorno al 2000. Noi, mi ricordo, intorno al 2002-2003 eravamo a Pesaro, dove provengo io, una quindicina di famiglie, e abbiamo fatto una mappatura del territorio e andavamo personalmente con i nostri figli a trovare il produttore. Abbiamo scoperto delle eccellenze incredibili, produttori che erano dimenticati ai margini, li abbiamo scoperti, li abbiamo noi pubblicizzati con passaparola, produttori che avevano il maiale allo stato grado, per dire. Mentre se si va in Romagna ci sono capannoni che sembrano che fabbricano laterizi, invece ci sono maiali che vengono imbottiti, diabolizzanti
e di antibiotici, perché poi c'è l'antibiotico, c'è anche un effetto auxilico, perché non solo poi l'animale assimila il 30% in più delle sostanze del prodotto, ma c'è anche oltre a che avere la prevenzione, quindi c'è un accrescimento maggiore. Invece ci sono dei produttori locali marchigiani che sono delle eccellenze incredibili, e così che ci siamo conosciuti con Tommaso Di Sante, è stato uno dei primi produttori onesti che ci ha accolto. Un gruppo di noi di gas siamo andati da lui a trovarlo, ci ha fatto conoscere la sua filosofia, la sua etica nel produrre, tant'è che oggi, tutt'oggi, siamo stessi noi consumatori che controlliamo insieme ai controllori, ecco. E anche perché, per esempio, ecco, è stato uno dei pochissimi che ci ha fatto provare il vino di Silos durante la produzione, cosa che non avviene, perché oggi con gli enotecnici devono omologare il gusto, quindi il bianchello del metavolo, il famoso bianchello del metavolo, io vado a provare e vedo dei biancheri totalmente differenti, ma sono ossidati, che stanno di legno, no? Perché gli enotecnici ormai stanno omologando il gusto dei consumatori, invece di Sante produce un bianchello in purezza, buono, insomma. Quindi ci sono produttori onesti e bravi, però ecco, il consumatore deve spendere un po' di tempo per la domenica andare con i propri figli, con gli amici dai produttori, provare il prodotto, discuterne col produttore, anche per il costo, perché per esempio ora a Pesaro siamo, nel Pesaro circondario abbiamo raggiunto 500 famiglie, è successo per esempio che un produttore stava per chiudere e che non ce la faceva più con i costi, abbiamo creato un evento, una maxi cena, per cui praticamente c'era un'aggiunta in più alla quota della cena e l'abbiamo donata al produttore, che gli è servita per andare avanti. Ecco, quindi, se uno va sul sito www.redegas.org, lo stesso produttore può entrare in contatto con noi consumatori, si può proporre e far parte del circuito dei gas. E siamo dappertutto, sia ad Ancona, a Fabriano, mai siamo allargati al Baccalaureo, per rimanere in tema. E quindi io vi ringrazio e quello che dico io, sono attenti alla pubblicità, per esempio anche Galvani, ecco, ne parlavamo prima, no? Di Galvani vuol dire fiducia, ma Galvani è stato scoperto che si approvvigionava presso altre ditte che prendevano i sottoprodotti caseari, ammuffiti, con i vermi, li prendevano lì, li rielaboravano, li rettificavano e poi ecco che nascevano i Galvanini, insomma. Però continuano, perché le pene sono così lievi che le mettono in conto, dice intanto guadagniamo 8 milioni di euro, l'ecomafia, si parlava prima di ecomafia, l'agromafia guadagna 7 miliardi di euro sulla alimentare, per dire. Quindi lo mettono in conto, conviene per loro truffare, perché intanto alla fine le pene, arrivate al secondo grado di giudizio, vengono iscritte nel reato e quindi vengono morti e vengono assolti. Quindi i governi dovrebbero promulgare le leggi più severe e con le prescrizioni più lunghe. Quindi è attuale. Però purtroppo i giudici, Guarniello è un giudice eccezionale, però purtroppo molte volte si scontra con quelle che sono le leggi che sono promulgate dai governi, e purtroppo i giudici devono applicare le leggi dei governi, e purtroppo è questo. Io vi ringrazio per avermi ascoltato e ringrazio i relatori per avermi assistito, vi ringrazio veramente, e cedo il microfono alla signora. Grazie.